Sono Annalisa Gratteri di Extinction Rebellion. Siamo qui questa mattina per riportare all'attenzione di tutti la crisi climatica ed ecologica e per mettere in evidenza come la crisi sanitaria che stiamo vivendo sia in realtà strettamente collegata con la crisi ecologica. E anche e soprattutto per mettere in evidenza come il mondo scientifico ci avesse avvertito da decenni, almeno da quando c'è stata la crisi della SARS nel 2003, come il nostro sfruttamento e il modello di sviluppo infinito che stiamo perseguendo sia alla base delle zoonosi, quindi di questi nuovi virus che fanno il salto di specie da alcune specie animali, creando, come in questo caso del coronavirus, pandemie. Non abbiamo ascoltato la scienza per il virus e ci siamo trovati a vivere una crisi sanitaria ed economica, devastante, e allo stesso modo non stiamo ascoltando la scienza per quanto riguarda gli avvertimenti sulla gravità e l'imminenza della crisi climatica. Quindi noi siamo qui oggi per chiedere a tutti di aprire gli occhi e di seguirci nel chiedere immediate azioni da parte del governo, della regione, del comune per ridurre da subito le emissioni di CO2 e di gas climalteranti. Cosa significa questa installazione? Quindi le vittime del coronavirus sono stati principalmente gli anziani per una casualità evolutiva. Le magliette che abbiamo disposto qui sono tutte magliette da bambino per ricordare a tutti che se non agiamo immediatamente per fermare la crisi climatica, le prossime vittime saranno i bambini di oggi e i ragazzi di oggi. Quindi noi chiediamo aiuto a tutti per proteggere le generazioni future.